Ciao amici, oggi mi trovo in provincia di Pavia, Villa Palli, eccola qui con la torre. Dopo andiamo a vedere anche la torre. Vedi, qui è l'entrata. Qua ci hanno buttato della roba, vedi, un frigorifero, un televisore, tipo una discarica. Andiamo a vedere la villa. Facciamoci questo tragitto. Per arrivare alla famosa villa e andiamo a vedere cosa c'è. Andiamo. Eccola lì, Villa Palli. Vi faccio vedere. Vedete, oggi ho le scarpe nuove, antinfortunistica, vedi? Le U-Power. Faccio anche la pubblicità, visto? Le nuove scarpe antinfortunistica che mi proteggono anche dai vetri e dalle varie gli spini e tutte le cose che possono entrare dentro al piede. Ecco, vedete, questa è la villa, Villa Palli. Andiamo a visitarla. Allora, vediamo l'ingresso dov'è. Guarda qui che finestre antiche, guarda. Che antichità. Ecco qua. Si entra già di qui. È tutta diruccata. Guarda il balcone, oh. Guarda il balcone. C'è cresciuta tutta l'erba. Vediamo. È tutta diruccata. Eccoci qua. Guarda qui, guarda. Come si fa qui ad andare al piano di sopra? È impossibile. Guarda, mancano le scale. Vedi? Non si può andare al piano di sopra, mancano proprio le scale. Vedi, stanno crollando tutte, lì sono già crollate. Qualcuno ci ha messo una barra di una porta lì di legno per salire, però è molto rischioso. Vedi pure il pavimento sta cedendo, guarda. Guarda il pavimento. Guarda qui, guarda, andiamo a vedere di qua cosa c'è. Andiamo a vedere. Guarda il pavimento, è pericoloso al massimo. Sta cedendo tutto. Uè, che camino! Hai visto che camino? Guarda qui che antichità, che caminetto piccolo piccolo, guarda. Guarda qui, guarda i pavimenti, guarda, guarda la finestra, oh, che antichità. Hai visto la finestra? E di qua cosa c'è? Di qua cosa c'è? Guarda la porta, oh, guarda che porta antica. Qui c'è una stanza. Qui c'è una stanza, ci sono i materassi per terra, guarda. E guarda, è tutta crepata. Hai visto le finestre lì? Guarda. Sta villa è ridotta proprio male, eh. Guarda i materassi, guarda. Che antichità. Mamma mia. Cosa c'è per terra? Ah, vai a cambiartene. Sì. Guarda qui, guarda. Puliscile pure un po' sotto. Guarda qui, guarda. Guarda che mobile antico. Guarda che antichità. Hai visto che mobile? Verde. Hai visto che mobile antico? Guarda qui, guarda. Qua. Cosa c'è qui dentro? Qui dentro cosa c'è? Questa era la cucina, vedi? C'è la cappa lì. E che antichità. Qui dentro cosa c'è? Niente, niente. Guarda qui, guarda. Guarda che mobile antico, guarda. Guarda qui, guarda. Qui c'era. Cosa c'era qui? Non si può manco andare perché vedi?
Le mattonelle sono tutte rotte, guarda, è tutta diruccata. Vedi le piastrelle verdine? Qui c'è una porta, vedi? E qui c'è il lavello della cucina, guarda. Il lavello con le mensole, guarda. E che antichità, che antichità. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Mamma mia, qua è tutta diroccata, oh. Vedi i pavimenti, oh, hai visto che pavimenti antichi? Qui è tutta diroccata, qui invece c'è una grata di ferro. Vedi, è tutta diroccata. Mamma mia, vedi, è crollato tutto. Ai piani superiori non si può neanche andare, mi sa, eh. È crollato tutto. Sta povera villa. Che peccato, davvero. Questo che era un bagno? Cos'era qui? Guarda le piastrelle, oh. Guarda le piastrelle, che antichità. Hai visto? Questo era un bagno, vedi, c'è il lavandino per terra. E che antichità. Allora, andiamo a vedere da quell'altro lato. L'altra stanza, guarda qui per terra, guarda, è rischiosissimo, eh. Veramente qua il pavimento ha ceduto, eh. E guarda qui, guarda. Guarda qui, guarda. Guarda sto salone, oh. Guarda sto salone. Guarda che affreschi lì sopra, guarda com'è fatto, guarda che bello. Guarda qui, guarda, hai visto? Che antichità. Guarda lì, c'ha dei bellissimi affreschi, guarda. Ti faccio vedere adesso al largo, vedi? Guarda lì, guarda che belle decorazioni. Guarda le decorazioni, guarda. Guarda le decorazioni. Lì c'era il lampadario sicuramente. Guarda che belle, guarda. Guarda qui, guarda. Che bello. Questo era il salone. Il salone delle feste. Guarda qui che decorazioni, guarda. Lì c'è una lampadina. Una misera lampadina. Guarda lì le decorazioni intorno, guarda che belle, pure lì, guarda, ci sono dei bambini lì, vedi? Guarda, guarda, guarda che belle, guarda, guarda qui, guarda qui, guarda, lì c'è un paesaggio, vedi, con la neve, hai visto? Che belle decorazioni. Andiamo a vedere un attimo di qua cosa c'è. Guarda il divano, è abbastanza inquietante quel divano lì. Messo lì, guarda che divano, guarda, sono le finestre intorno, guarda, le finestre, vedi, che antichità, questo sarà un divano anni 30, sarà anni 30 sto divano, qualcuno mi dice che io dico sempre anni 50, però delle volte io lo dico per ridere un po', no, perché... Interruttori anni 10, poi magari gli interruttori sono anni 30, anni 40, però io dico anni 10, anni 20, e non so quantificare, lo dico per ridere un po'. Vedete qua sopra, guardate, guarda che decorazioni, guarda quei fiori, guarda che belle, guarda, guarda qui, questa deve essere una bellissima villa, oh. Che peccato che non si può andare ai piani di sopra, guarda, guarda che belle decorazioni, guarda. Hai visto che antichità? Guarda i pavimenti, oh. Questi sono veramente dell'Ottocento, questi pavimenti, eh. Questi sono pavimenti dell'Ottocento, vedi? Che antichità. Io guardo il divano, che antichità. Ti faccio vedere un'altra volta queste decorazioni qui. Guarda qua, guarda qui, guarda. Guarda qui, guarda. Hai visto? Hai visto che belle? Guarda intorno intorno, guarda che belle, guarda, lì sono un po' rovinate, però guarda, guarda qui, guarda, qui c'è un altro camino, hai visto? Guarda che camino, guarda com'è piccolino sto camino, hai visto? Lì c'è un altro paesaggio, vediamo che paesaggio è quello. Che cos'è? È una montagna, una montagna. Lì invece ci sono dei bambini che giocano, vedi? Vedi? Poi dei fiori, guarda, lì c'è un altro paesaggio, guarda, povera villa,
Povera villa, e il camino, e che antichità, sto coso qui, questo che è il coso dei caloriferi, vedi? Il coso, qui c'era l'interruttore che non c'è più, vedi? Guarda sto coso, guarda la finestra, guarda che antichità sto coso per chiudere la finestra, vedi? Questo è anni 700, 700, manco 800, 700. Che vi devo far vedere più, ragazzi? Purtroppo qui vi ho fatto vedere tutto. Purtroppo la villa, vedete com'è ridotta, non si può andare al piano di sopra. È veramente pericolante al massimo. Vedi, andiamo a vedere di lì se si può accedere più avanti, si può andare. Questa che era, un'altra stanza. Questa no, è la stanza di prima, vedi? È la stanza con i soffitti decorati. Andiamo a vedere di fuori. Andiamo a vedere di fuori se si può vedere qualcos'altro. Perché è veramente tutta diroccata. Vediamo di qui. Peccato perché c'erano altri due piani sopra, È un vero peccato. È tutta diroccata. Tutta diroccata, povera villa. Andiamo a vedere di qua da dietro se c'è un'altra entrata. Dovesse esserci un'altra entrata per andare ai piani superiori, ma ne dubito. Vedi qui se le finestre sono anche murate, guarda. Guarda lì, guarda. Guarda che antichità, guarda che villa, guarda. E lì c'è una dépendance. Poi guarda il gazebo, guarda che bello il gazebo. Hai visto che bello il gazebo dove si mettevano d'estate? Guarda lì, guarda, adesso lo andiamo a visitare. E andiamo a vedere la dépendance. Sì. Poi c'è pure una gomma per terra, una ruota di una macchina. Questa è la dépendance, guarda, tutta diroccata, tutta diroccata. E secondo me non si può manco andare. È tutta diroccata. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la dépendance. Si può accedere? O è tutta diroccata? Vediamo cosa c'è. Guarda qui, guarda, è tutta diroccata, guarda, è crollato tutto, hai visto? È tutto crollato. Andiamo a vedere quest'altra stanza. Guarda, è crollato tutto, hai visto? È crollato tutto, vedi? Non si può andare. Da lì cosa c'è? La cucina, andiamo a vedere. Piano piano, vediamo se si riesce a vedere qualcosa. Ecco qua, andiamo a vedere di qua cosa c'è. Vediamo di qua cosa c'è. Tutto diroccato. Qui c'era la cucina, guarda, ci sono le piastrelle, vedi lì al muro ci sono le piastrelle. Andiamo a vedere di qua. Guarda qui per terra, guarda. Guarda qui per terra. Questa, vedi, il lavandino. Qui c'era il lavandino. Guarda che rubinetto antico! 1910! Guarda, tutta diroccata! Hai visto? Tutta diroccata! La dépendance, cade pure l'acqua da sopra, cade. Niente, dobbiamo andare via. Sopra, vedete com'è? Non c'è niente di che. Guarda lì, guarda che piastrelle, guarda. 1800. Pure le bottiglie d'acqua sono antiche, guarda. Queste sono bottiglie d'acqua anni 60 per terra. Guarda qui, guarda. Guarda i tubi, oh, il tubo dell'acqua. Hai visto?
tutto arrugginito. E guarda lì la stufa! Guarda che stufa, quello era il tubo della stufa! Che antichità! Questo è 1500! 1600! Sono esagerata, però è veramente antica. Guardate che stufa, oh. Che antichità! Dai, se non è 1600 è 1700, sicuro. Che antichità! Qua per terra cosa c'è? Questa roba, che è un telefono, che è Etimo, un contatore, che cos'è? Che cos'è? È una roba antica. Che antichità, guarda qui, guarda. Mamma mia. Pure la dépendance è tutta diruccata. Mamma mia, che peccato. Che peccato. Andiamo a vedere di qua cosa c'è. Guarda qui, guarda. Guarda qui, guarda. La dépendance. Andiamo a vedere cosa c'è di qua. C'è qualche altro edificio, qualche altra cosa. Cos'è sta roba? Guarda qui, guarda l'altro cancello della villa, vedi? Un altro cancello, hai visto? Dove entravano? Vedi, questa era forse l'entrata principale, vedi? Ci sono due entrate. Andiamo a vedere, volevo andare a vedere un attimo il gazebo di lì. Andiamo a vedere il gazebo. Poi chissà la torre, se si può entrare nella torre. Boh. Sarà anche la torre tutta diruccata. Andiamo a vedere il gazebo. Si va di lì al gazebo. Ecco qua, vediamoci questo gazebo. Guarda lì, guarda. Che antichità, guarda. Guarda qui, guarda. Tutto arrugginito. Questo è 700, eh. Chissà quanto risale la villa, Villa Palli, non ho letto la storia. Guarda qui, guarda. Guarda qui intorno, intorno. Il gazebo, vedi? Qui era l'entrata, si entrava di qua. Guarda, guarda, guarda che bello, guarda. E guarda qui, guarda. Che antichità, era verde, verde. Hai visto? Guarda, guarda. Che antichità. Mamma mia. Guarda, guarda qui, guarda. Te lo faccio vedere dentro com'era, vedi? Vedi com'era? Com'è antico. Mamma mia. Mamma mia. Andiamo a vedere la torre. Vediamo la torre. Guarda qui, guarda, che antichità. Guarda la villa, guarda, guarda la villa, guarda com'è maestosa, vedi? Da fuori sembra anche bella, cioè sembra intatta, e invece dentro è tutta diruccata.
Andiamo a vedere la torre, va. Cosa ne rimane della torre? Guarda qui, guarda. Guarda qui, guarda. Hai visto lì le decorazioni al secondo piano? Te le faccio vedere, che belle. Guarda lì, guarda. Guarda che decorazioni, guarda. Non si vedono bene, ma sono bellissime. Che peccato che non si può entrare, guarda, non si può andare ai piani superiori. È veramente un peccato. Ci devono essere delle belle decorazioni. Purtroppo la villa è in stato pietoso. È in stato pietoso. Guarda qui, guarda l'ingresso, guarda. Guarda, lì c'erano pure le tende, vedi? C'è ancora la tenda qui davanti, hai visto? Guarda lì il balcone, dove c'è il balcone, guarda quella decorazione. Aspetta, te la faccio vedere, vedo se riesco ad allargare, farti vedere, vedi la decorazione sul soffitto lì sopra. Guarda che bella, guarda. Che meraviglia, che peccato. Davvero un peccato, io rischierei pure, però è davvero pericoloso, salire su quelle scale. È davvero pericoloso. Se no sarei salita, fossero state un po' rotte, però diciamo accessibili, sarei salita. Purtroppo non c'è un altro. No, un'altra strada per. Che peccato. Veramente un grande peccato. C'era anche il terrazzo sopra. Guarda che c'era anche il terrazzo. Sì, adesso la vediamo pure da sta parte. C'era anche il terrazzo. Che peccato. Guarda qui, guarda. Vedi? Vedi com'era bella? Vedi? Col terrazzo, vedi con la torre lì sopra, c'era la torre. Come si fa a entrare? Come si fa? Vedi lì, vedi lì pure su quella torre non si può andare. Guarda, povera villa, che peccato. È inaccessibile proprio, inaccessibile. Ci voleva una scala alta per entrare nel terrazzo e andare ai piani superiori, al piano superiore. Guarda lì, però pure lì, guarda la torre, che bella, guarda. Che peccato. Adesso io ti saluto e vado a vedere più avanti l'altra torre, se è accessibile e si può entrare. A tra poco. Eccomi qui, sempre da Villa Palli. Vedete com'è bella all'esterno, eh? Sembra davvero bellissima, ma è bellissima. Adesso vado a vedere l'altra torre, però qui c'è una macchina abbandonata e vorrei vedere un attimo sta macchina. Che antichità, che macchina è questa? È una Renault. È una Renault. E vedi c'è anche il pozzo lì. O la fontana, no, questa forse era una fontana. Vedi qui, guarda sta macchina. Autofficina Rinaldi, Buccinasco, Milano. E guarda qui, una macchina abbandonata. Questa è anni 90. Trasporti, taxi, merci, Novi Ligure. E che sarà? Anni 90 sta macchina. E che antichità, vediamo dentro com'è. Qui c'è pure una ruota per terra, guarda. Guarda, tutte piene di foglie, vedi? Quasi sono fottuti le ruote. Guarda qua, guarda qui, guarda. Forse pure il motore, guarda. Guarda com'è ridotta sta macchina, guarda qui, guarda. E qui c'era la fontana della villa. Non è un pozzo, questa era una fontana. Guarda che bella sta fontana, guarda. Doveva essere veramente molto, molto bella, guarda. Che zampillava, guarda. Che bella villa, guarda che maestosità, guarda. La macchina anni 90 abbandonata. Guarda qui, guarda, c'è ancora
il manubrio dentro, vedi? Vedi com'è dentro? Che schifo, pieno di monnezza, di insetti, di umidità. Guarda lì, guarda. E che schifo. Guarda, guarda, però dentro i sedili. Questo è anni 90. È anni 90 sta macchina. Renault Clio, è una Renault Clio. Renault Clio anni 90. Andiamo a vedere la torre, dai. Andiamo a vedere la torre. La Renault Clio, guarda lì, guarda. Qualcuno è venuto ad abbandonarla, è venuto a metterla qui. Non credo che era dei proprietari della villa. Non credo proprio. Perché è molto più recente la macchina. Invece la villa è abbandonata da più anni. Secondo me la villa almeno da 50 anni è abbandonata. Guarda lì, guarda. Andiamo a vedere la torre, dai. Andiamo a vedere la torre, se si può entrare. C'è tutta quella monnezza lì davanti. Guarda lì, guarda. Guarda lì, guarda che torre imponente, oh. Hai visto che torre? Che torre imponente. Andiamo a vedere, andiamo. Andiamo a vedere di qua. Andiamo a vedere, guarda, qui ci hanno buttato tutta la monnezza, vedi? Guarda la monnezza. E come si fa a entrare qui dentro? Guarda qui, guarda. Allora, innanzitutto le scale sono crollate per andare al piano di sopra, vedi? Poi qua è una discarica. Ci hanno buttato di tutto, vedi? Guarda qui, guarda, lavandini, mobili vecchi, tutta roba vecchia, vedete? Vedete? Guarda la scala per andare su, guarda. Guarda, mancano proprio gli scalini, guarda qui, guarda. Che peccato. È veramente una grande delusione. Una grande delusione questa villa. È stato bellissimo visitarla perché è una villa antichissima. Cos'è sta roba? Tutta discarica, vedi? Frigorifero, un forno, un televisore. Guarda, tutta roba. Sono venuti a scaricare qui, vedi? Vedi? Tutta discarica. Guarda, lì c'era un coso, un forno, vedi lì? E guarda, guarda. Guarda qui, guarda che peccato. Ragazzi, purtroppo non si può fare altro che farvela vedere da fuori questa bella torre. Villa Palli, con la torre. Guarda qui, guarda. Adesso ti faccio vedere da qui. Ti faccio vedere. Guarda, guarda la scala come antica che andava su. Guarda qui, guarda. È tutto diroccato, tutto crollato. Guarda qui che peccato. Allora, aspetta un attimo che i rami mi vanno in testa. Ah, adesso ti faccio vedere. Guarda, ti faccio vedere la villa. C'è la torre. Guarda qui, guarda. Che antichità. Guarda che torre. Sarebbe bello salire fino a sopra. Guarda. Guarda che torre antica. Guarda che cancello antico. Che antichità. Villa Palli. La villa è lì. Questa è la torre. Da Villa Palli, provincia di Pavia. È tutto. Vi saluto. Un po' delusa perché non ho potuto vedere tutta la villa, tutta la bellezza della villa, che ne valeva davvero tanto la pena, però purtroppo è tutta diroccata, ha fatto una fine come tante ville ed è un vero peccato perché questo è patrimonio dell'umanità, questi sono patrimoni dell'umanità, è un peccato davvero. Ti saluto da Villa Palli, è tutto, alla prossima esplorazione, ciao!